Bene, concentriamoci, facciamo una mini indagine. Questa era la sorpresa che volevo fare. Ieri, 6 febbraio 2023, terremoto in Turchia. Monica, concentriamoci sul terremoto. Elena e Monica, causa esoterica. Allora, esotericamente mi viene come un cuore che viene ricacciato nelle profondità della terra. Questo cuore ricacciato nelle profondità della terra fa tremare. Questo se guardo esclusivamente una visione esoterica. Se vado un pochettino di più ad inserirla nell'attualità, nella realtà e nella concretezza, vedo proprio questo tentativo da parte di forze oscure, di deep state, di affossare la potenza del cuore, che proprio stava iniziando a provenire da queste terre, Turchia e Siria, che stavano iniziando a liberarsi, a volersi liberare dal giogo del deep state, in una sorta di apertura di cuore. Elena, terremoti naturali, terremoti di altro No, tipo. no, assolutamente di altro tipo. Io vedo proprio come se avessero tagliato questa fetta di terra, no? Okay, che corrisponde alla Turchia, e due draghi, simil draghi molocchiani proprio, cioè si vede proprio, alzano la terra da un lato e l'altro e la shakerano così, per confondere Tecnicamente tutto. sono state usate delle tecnologie, si parla di Sì, ARP. assolutamente. Se vado a vedere, vedo proprio come se avessero inserito quello che posso vedere, diciamo, nei bordi, ma parecchie, non a tanta distanza una dall'altra, sarà 4-5 km una dall'altra, ok? È come se avessero inserito dei siluri, ok? E fossero stati accesi tutti assieme e quindi hanno fatto proprio questo shakeramento della terra. Quindi non ingresso, opposizione alla NATO da parte della Turchia viene subito punito. Ce la stavano facendo. Io non vedo che avrà effetto, nel senso che loro vanno avanti a rifiutarsi di sottostare al deep state, ma appunto per questo hanno cercato di minacciarli con la forza. Ok, sono state viste delle immagini praticamente di palazzi che da zero crollavano, come se fosse una demolizione assistita. È Ah, così? sì. È una Non è un combinazione di terremoto. fattori, Infatti. perché da una parte c'è un intervento ARP di controllo climatico, okay? Per creare, diciamo così, un tipo di clima sfavorevole, okay? Quindi ho anche un certo tipo di cedevolezza. Però dall'altra io vedo proprio che sono stati innescate Eh sì. queste demolizioni, no? Proprio con degli esplosivi reali, cioè non solo eterici, eh? No, no, fatti reali, sì. È come se avessero messo dei cilindri, dei siluri, non so, proprio, impiantati in terra Assomiglia e molto a accesi quanto hanno tutti assieme. fatto, sì, alle Torri Gemelle. Esatto, però su un terreno molto più ampio. Sì, 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 sì. causa esoterica, Monica, del fatto che quando si vedono questi video e il palazzo sta cadendo, l'operatore che sta facendo il video urla Allah Akbar, Allah è grande. Ecco, chiaramente, no? Quello. Vogliono immediatamente cercare un capro Certo. espiatorio e infatti è per quello che mi ha riportato alle Torri Gemelle, perché poi la vicenda è simile, ok? Quindi diamo la colpa ai terroristi e quindi i terroristi sono da perseguitare, no? Quindi tutta quella parte lì.
No, ma il concetto è Io l'avevo questo, che pagato, quello lì del pagato, video. ok, però non ha senso questo, cioè, davanti a una disgrazia ringrazi il tuo Dio? Non capisco, la disgrazia avviene sul loro suolo, quindi non è un suolo non legato alla religione No, che si rifà infatti. all'Akbar. Quindi non capisco questo grido di ringraziamento, come dire salvaci, sii clemente, che significa? Monica. Allora, io vedo in verità il tentativo di creare una grande confusione. Questo è un momento ideale proprio per creare destabilizzazione. Il terremoto è destabilizzazione della terra, ma anche delle menti. Mettere dentro questa frase è proprio creare in queste menti, in generale io parlo delle persone che sono molto deboli, molto manipolabili, dei concetti che verranno in un momento fraintesi. È proprio per creare un aggancio iniziale e poi svilupparlo. Non importa se da un punto di vista nostro logico non è sensato, tante cose le abbiamo viste partire da un qualcosa di apparentemente irrazionale, eppure poi ce l'hanno fatto diventare, no, come La nuova assolutamente normalità. credibile. Sì. Elena. Cioè, quindi sì, creare proprio la paura di un altro essere umano, un altro tipo di essere umano, no? Quindi, prima di tutto, sviare la responsabilità sulla NATO, tutta la parte di Deep State, no? Tutta questa fascia qua. E poi, e quindi, anzi, farli passare per quelli che saranno i salvatori, tra virgolette, quindi scaricare la colpa sui soliti quattro terroristi, tra virgolette, in maniera tale che ci sia anche odio tra le persone, paura tra le persone, quindi sempre più divisione. Io vedo tanto questa cosa, no? Come se le persone che hanno paura, le persone influenzabili, siano in basso e temano questi fantomatici terroristi che li vedono in alto, pericolosi. Quindi Ma io divisione tra la non credo gente. però che ci sia un discorso di terrorismo. Io non ve lo chiedo perché pensavo ci fosse un discorso di terrorismo. Cioè, la voce era allarmata e lo dicevano tutti, anche la gente che scappava all'Akbar. Cioè, è comunque un fatto naturale, secondo questi qua, e quindi loro si rifanno al loro Dio che li salvi. È come dire oddio, oddio, Gesù, Gesù, all'Akbar per la popolazione islamica. Sì, Non, però io non, ci vedo qua. un terremoto non è un fatto terroristico. Se è un fatto terroristico, lo è perché è nascosto, ma non è alla luce del sole. Quando tu prendi e Sì. riprendi un palazzo che cade, non hai elementi se non il terremoto di valutazione. Sì, non è che, cioè quello che vedo io è che è come se questa persona ha notato che hanno fatto crollare il Il palazzo palazzo. artificialmente. E Quello tu, che vedo in Monica? eterico. Allora, devi considerare che qua siamo tutti in un grande film, quindi questo ha valore per noi occidentali che vediamo questo video. Noi occidentali dobbiamo essere ingannati e tratti verso una certa strada. Quindi, cosa succede? Noi occidentali potremmo anche avere il sospetto che si tratti di una demolizione controllata. Qualcuno potrebbe averlo. È importante che però i sospetti vengano sviati dall'altra parte. E infatti immediatamente la NATO si precipita a dare gli aiuti umanitari. Questo è quello che deve arrivare a noi, perché tanto il Esatto. messaggio è per noi occidentali, europei, ed è un monito per noi, un avvertimento a noi. Il condizionamento che deve essere fatto è su di noi. Io percepisco questo. Sì, a livello energetico, gli occidentali partono a livello emotivo direttamente con la paura verso il terrorismo, con quella frase e quell'immagine. Ecco. Va bene, facciamo anche noi un terremoto, chiamiamo tutti quelli che conosciamo, che vogliono partecipare
e creiamo una vibrazione al suono di nego il consenso. Nick, Nick, Nick. Nego il consenso a questo film, a queste scelte, a questa violenza, a questa manipolazione delle nostre vite. Io nego il consenso. Se volete, ripetetelo. Io nego il consenso. Io nego il consenso e allo stesso tempo è come se potessimo affiancare a Nick un Dick. Da negare il consenso a questo, dare il consenso a qualcos'altro. Quindi A dare il cosa? consenso all'armonia, alla bellezza, alla verità, all'amore. Alla forza del cuore. Sì. E alla forza autentica della terra. Beh, io do il consenso alla verità. Io do il consenso a ciò che è giusto. Io do il consenso alla mia divinità. Nego il consenso di tutto questo che è il suo opposto. Che non è verità, che non è umanità, che non è bellezza, che non è evoluzione, che non è consapevolezza. Io do il consenso alla consapevolezza. E io posso farlo perché io sono Dio, e ognuno di voi lo è. Sono io che creo, io non subisco. Nessuna nego il consenso per qualunque azione che si rifletta anche in minima parte nella mia vita. Quindi io non sono disposto a stare in una linea temporale in cui avvengono queste cose, alle quali qualcuno dà il consenso, ma io no. Quindi io non sono in questa linea temporale. Sono in una linea temporale in cui tutti neghiamo il consenso. E questa è una bomba atomica. Non le 32 bombe atomiche a cui corrisponde il 7,8 del terremoto, ma quale entità vedete? Chi vuole? Io le vedo un po' tutte perché si vede Moloch che proprio gode delle morti dei bambini, vedo proprio che allunga le mani, andando a rovistare, sai, tra gli asili, le scuole. Proprio andando a cercarsi i bambini, ma vedo anche Satana e anche Lucifero. Io nego il consenso all'esistenza di Moloch, di Satana e di Lucifero. Do il consenso alla mia esistenza, alla mia essenza, alla mia anima, alla mia parte subliminale, unica creatrice di tutto. Vuoi fare una dichiarazione, Elena? E No, chiudiamo mi qui la arriva. piccola indagine. È arrivata un'immagine che non c'entra, non so perché mi è arrivato questo collegamento. Quando tu hai detto a tutti e tre, quindi Moloch, Lucifero e Satana, ok? A me è arrivata l'immagine della Trinità della Chiesa Cattolica. Certo. Monica? Sì, è come se ci fosse al di sopra di tutto questo il Papa che dà una benedizione a questo terremoto. Quale papa, come si chiama? Allora, io vedo nelle fattezze dell'attuale Papa, Papa Bergoglio Francesco, ma in realtà vedo come se fosse una specie di fila dietro, vedo anche Papa Wojtyla.